Salve Gerlitz, sono Fota Sarocci, eccomi con un altro video e riprendiamo subito con il nostro viaggio. Abbiamo già raccolto le cose importanti, gli oggetti per poter finire il dipinto e la pelle umana, il sangue e un pezzo di osso, il cavallo, i capelli di qualche essere umano, un dito e vediamo cos'altro scopriamo. Quindi ormai ragazzi ci siamo. Ryan, prova e riprova. Sì, andiamo, ci siamo, affrontiamo le paure, le nostre paure. Ci siamo. Speriamo di trovare soltanto la soluzione dei problemi di questo tizio qua. Ok, qua no. Controllo per prima le altre vie, le altre alternative. Aha. Qua ci sarà qualcosa? Buio totale come al solito, dannazione. E non ci vedo una chip. Una ceppa. O una cippa. Non lo so. Scusate ragazzi se non dico qualcosa di sensato in questo momento, perché ovviamente stando in tensione e in ansia di questo titolo ti viene le cose di dire tante minchiate. Quindi mi ha fatto girare a cerchio sto coso. Va bene, allora proseguiamo qui. Te specie di deposito, una cucina infatti. We are running out of apples, stiamo finendo le mele. Sì. Ecco le mele. Sono una marea pure. Tantissime. Che il vento che fischia qui fuori. Pieno di mele. Va bene. C'è una mazza. Devo soltanto un tavolo con tante mele che ormai penso che sia un po' marce. Dove siamo? Questo è inquietante. Da questo quadro che di solito noi vediamo in casa è uscito questo volto, ridendoci in faccia. Qui c'era una volta un uomo con la passione in petto, ma poi sua moglie trascurò il suo aspetto e il suo viso era osceno, ma lui non poteva fregar di meno. Lei odiava l'uomo con la passione in petto. Ok. Questo quadro è anche sciolto. E qui? Essere in braccio con quel topo in braccio, sono tre quadri. Inquietantissimo. Noi veniamo di qua.
Merda. Cos'è? Buio totale di nuovo. Cazzo. Ma veramente sta cadendo tutto ciò nella testa di questo tizio? O soltanto la sua immaginazione? Sento di nuovo lei piangere. Vedo questa specie di insetti davanti a me. Merda. Merda. Merda, 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 sto uccidendo. È lì, è sempre lì. È chiuso, chiuso. Ok, possiamo andarcene. Donna mia, mi fa sentire malissimo quel pianto di quella donna. Mi fa sentire infatti come colpevole, come... come se fosse... abbia combinato qualcosa. Ovviamente lei, o quel che è lo spirito di questa qua, ci sta punendo per qualcosa che noi a quanto pare non abbiamo fatto. Come mai questo sta aperto? Vabbè. Senza senso questa cosa. Cioè, almeno chiudermela in faccia, no? Se vuoi farmi un jumpscare. Me ne sto andando io. Vabbè, dai. Alcune cose strane che capitano in questo gioco. Ok. Questo sia un po'... arte libera. Eh? Cosa c'è qui? C'è qualcosa scritto. Ogni errore è un tranello. A pitfall. Each mistake a pitfall. Eh? Una porta? Non dimmi che c'è un mutare qua dentro. Siamo entrati? Ah, ecco. Sì, stavo cadendo. Fanculo, di nuovo a lei. Perché? Ma cosa ho fatto? Fanculo. Si scende, si scende. Si scende ancora. Apriamo qui. Oh, oh! Dove siamo? Una specie di buco nero.
Quindi cosa dovrei fare? C'è qualcosa che pende comunque, eh? Ah, può muovere allora. Basta. Non si può salire altro. Sono questi vecchi dipinti da dove si sente le lamentele. È come se lui stesso, l'artista, abbia messo qualcosa di del suo tesoro in un buco e l'ha voluto tenere lì nascosto. È una cosa da interpretare, insomma. Io fino adesso devo capire esattamente, a parte per quale cosa è successa esattamente la moglie. Ho capito che è morta. Ferrateciuta nell'incendio? Probabilmente sì. Perché è questo che mi rappresenta tutto ciò. Ma l'incendio chi l'ha scaturito? Chi lo ha fatto partire? Lui? Cioè noi? Ecco. In ashes you shall rear. No. You shall reap. Dalle cenere colerei i frutti. Questi? That her? Oh, God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. È rimasta bruciata, quanto pare. Le mani le aveva perse. Sì. Ok, va bene. È stato un altro ricordo, insomma. You can't even paint anymore. C'è ancora di dipingere. Bene. Bene, 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 bene. Egregio signore, mia moglie sarebbe onorata di suonare al suo matrimonio. Ci chiami questa sera e ci occuperemo dei dettagli. Il nostro numero è 363-853. Speriamo di sentirla presto. Sì, ma manca qualcosa. Oh merda! Una tavola Ouija! Una tavola seduta spiritica, cazzo! Sì, ma devo... Non dimmi che devo usarlo! No, chiudo qua. Per il momento no, non mi interessa. 363-853. Merda. Così mi comunicherò con la moglie. 3 6 3 5 3 8. Aspetta, no, devo leggere bene. 3 6 3 8 5 3. Aspetta, non mi ricordo questi numeri. Sono i numeri quando lei mi stava telefonando e io stavo salendo sopra. Io che marcai tre numeri.
Devo ricordarmi soltanto il terzo numero. Qual era il terzo numero? Mi ricordo quando stavo salendo quei quadri che cadevano e c'erano dei numeri scritti. Mi ricordo che c'era il primo, il 363, l'853 e l'altro. Vado a cercarlo, ragazzi. Cerco di ricordarmi quel numero e vediamo se possiamo utilizzare quella password per metterci in contatto con questa tavola Ouija. Adesso vediamo. Ok, ragazzi. Vediamo, possiamo cercare di mettere quel numero, però ovviamente non penso che sia il corretto. Possiamo mettere cose a caso. Vediamo. Teddy. Yes. Wife, moglie. Vediamo 666. Ok, ragazzi, ho trovato la password. In pratica, probabilmente sapere questa è la password. È il 363 e l'853 e il 354 erano i numeri che mi sono trovato prima nel puzzle del telefono quando stavo salendo. Quindi voglio provare quel numero. Sono 9 numeri. Allora, 3 era il numero, se non sbaglio, era 363 853 354. Vediamo. Sì, cazzo. Era collegato allora al... Sì, infatti, era collegato al puzzle del telefono prima. Nella puntata precedente. Ecco cosa. Ho trovato qualcosa di nuovo. Eccellente. Bene, 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 bene. Mi ero ricordato qualcosa allora di... Meno male che sono rimasto attento su quella cosa. Altrimenti non è facile in pratica ricordarsi che fosse stato la soluzione di un momento precedente. Altra scritta? Novembre. Penso che dovrei essere felice. Perché non lo sono? Ho una bellissima figlia. Penso che lo sia. So che lo è. Ma allora perché non riesco a guardarla senza sentirmi male? Un tempo avevo un comario affettuoso, magnifico, premuroso. Adesso non vedo altro che questo uomo strano, interessato solo ai suoi dipinti. Come se avessero qualche importanza. È tutto così inutile. La musica prima mi aiutava, adesso non serve più a nulla. La moglie. Vedo tutto qua completamente bruciato. Bene. Pensavo di aver trovato qualcosa con la Ouija, ma... Che miseria, quella bambina che sempre si mette a piangere. Che nervi. Stiamo di nuovo sempre tornando indietro, girando attorno dove noi... avevo trovato la moglie, eh? Una collana? God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you. In all your sublime beauty, everlasting, immortal. Ok, ragazzi, ci fermiamo qui e magari ci vediamo alla prossima puntata, gamers. See you. Va bene. No, un cazzo dietro, la sento dietro di me. Giriamoci.